Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa con silenzio per amico, mentre la neve dietro i vetri scende giù. E aspetto qui, vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita, eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita. Come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi a modo mio. Che questa vita troppo sola e troppo strana non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che questo amore che va via non si sciogliesse come palla nera sole senza parole. Dovrei capirti quando vedo che va via e non amarti quando non vuoi farti amare senza cadere in una nuova. Buonasera. Grazie e buona festa del papà a tutti voi. Quando tornava mio padre sentivo le voci. Correvo lì, mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e lo sfidavo a cercare solo lì. Poi mi mettevo nel letto, finita la cena. Io rimanevo al suono e avevo paura, ma non chiedevo a nessuno, rimane un po'. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare di qua. Il sapore che ha.
sapore che ha. Quella speranza che sentivo nascere in me, non so più se mi manca di più. Cosa grande, cosa grande, ora mi stento a credere, occhi amanti e te, dolci espressi di me, emozioni dentro me, ma così inspiratemi, anima mia, la mente piano piano che capì, la pelle tua è come fosse mia, i sensi accelerati a questi ragazzi sono bravissimi, Ora che fai? Cerchi un futuro, se vuoi andare e vai. Tanto di me, non ti devi preoccupare, me la saprò calare. Non si intorno al fuoco.
Che sei nata dove c'è sempre il sole, ma non per questo sei una bimba di colore. È da stamattina appena mi sono svegliato che ci penso e ci ripenso sempre più. Questa sera uscita con qualcuna, c'ho la voglia proprio di tirarmi su, porta Simona, porta Luana, porta qualcuna, basta chi ci sta. Un saluto a tutti voi che state guardando questo spettacolo che tanto ci fa divertire. A tutti voi vorrei riservare un bonus, quindi durante questo spettacolo mi raccomando state bonus ed evitate assembramenti. E ho suggerito di prendere per il distanziamento Rocco Siffredi da usare come unità di misura. Se qualcuno pensa che il peggio sia alle spalle, rischia di trovarsi anche Rocco Siffredi alle spalle. Buonasera. Ho giurato di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. L'ho sostenuta attraverso i suoi comandamenti. Non avrai altra Costituzione all'infuori di me. Non desiderare la Costituzione d'altri. Onora i padri costituenti, chi tocca la Costituzione muore, parola del Signore, lode a te, o Costituzione. E io ne ho approfittato per venire qui al mare, ma io prima di venire qui sono stato a Roma, dove quando ero premier, sapete, sono stato per molto tempo, ne ho approfittato per ringraziare i romani che mi hanno fatto sentire a casa mia e le romane che sono venute a casa mia. Bisogna essere chiari, bisogna essere molto chiari con gli italiani, ecco perché c'è chiaro. Fratelli e sorelle, buonasera. Sono venuto anch'io questa sera per la festa del Papa. Ho sbagliato qualcosa? Ah no. Mi fa piacere essere qui in questo bellissimo locale dove sono stato, diciamo, io mi ricordo un locale che ho aperto quando sono diventato Papa, il Papete. E con grande gioia che sarà qui con voi, anche se non mi piace andare in giro e nemmeno essere preso in giro, come spesso succedeva quando ero pontefice, sono stato spesso trattato come un cane, sì, un pastore tedesco. Francesco! Bravi, avete indovinato, bravissimi. Cioè, è normale che sono molto felicissimo che abbiamo giocato una bella partita, credo, cioè penso, anzi ritiene che possiamo fare pure più meglio
e se continuiamo, se si continua a giocare senza remore, per me è più facile vincere lo scudetto che capire quello che ho detto. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Roberto Portoluzzi che vi parla dallo studio centrale. Per i risultati dei primi tempi, linea subito da Meri. E gentili ascoltatori, siete collegati con Enrico Meri che vi parla dal comune di Torino, da Juventus, conduce sull'internazionale per 1-0, linea Ciotti. Ciotti non risponde, linea subito a Ferretti. Al San Paolo, Napoli passato in vantaggio al termine del primo tempo, linea subito a Provenzali. Qui a Genova nulla di cambiato tra Genova e Sampdoria. Attenzione, scusa, sono Luzzi da Ardea. 1-1, grigio vandalizzato, ingombra l'uscita. Il proprietario ha pregato subito di spostarla. Grazie, linea allo studio. Riproviamo con Ciotti. Sandro, ci sei? Siete collegati con la segreteria telefonica di Sandro Ciotti, terreno in ottime condizioni, spettatori presenti, nessuno alla casa, completamente buona! Grazie. Ho messo via un bel po' di voce e adesso io canto così, tanto lo so che così piace e ancora oggi vendoci qui. Ho messo via tutti i calzini, tanto non mi servono più, e quando tolgo gli scarponi faccio tornare tutto su. Con questa faccia d'angelo sporco ogni donna me la dà, perché io sono un vero maschio, un maschio vero ad abusare. E voglio salutare tutti voi, no? che mi avete voluto bene, e adesso tutti quelli che per la mia altezza guardavo sempre dal basso, adesso guarderò tutti dall'alto. E il mortorio. Apprezzo il mio, non voglio visi afflitti. E per farire pure questa occasione farò un mortorio con consumazione in modo che chi venga ne approfitti. Per il senso voglio odore dei soffritti, ni candela deve essere il cannellone, li nastri sfoglia all'uovo e le corone dei fiori dei cucuzza fritti. Per cuscini timballi della ciagna ed offri al momento della sepoltura a tutti quelli che sapranno piagne. E sulla tomba mia tutta la gente ce leggerà sta sola dicitura: tolto da questo mondo troppo ardente. Buonasera a tutti al vostro Giulietto. Sono venuto qui, ero convinto che ci fosse uno spettacolo musicale, infatti come sono arrivato qualcuno mi ha chiesto se volevo cantare, ma poi l'ho capito subito che quello era un magistrato. In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca? Cosa non hai? Cosa che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se offendi un'idea che ti apre la via, se va avanti così ci lasciamo la scia. Ma sia chiaro però, se anche cambia il menù, in quel locale io no, non c'entro più. Allora, senti, però la cosa più importante non te l'ho chiesto, quanti anni hai? Siamo tutti? Sì. 54. Guardate la mia, fantastico. Allora mettete qua un attimo grande, Sergio. Adesso però io vado a cercare un tuo omonimo. Paolo, quanti anni hai?
64. L'età mia. Perfetto. Vieni da? Da Taranto. Taranto vicino? Da Puglia. Sì, lo so, ma Taranto proprio Taranto. Massafra. Come no, lo conosco benissimo. Benissimo. E quanti anni hai? 62. L'età mia. Io sono proprio del 62, quindi proprio perfetto. Basta che è chiaro a te, allora non ha importanza. A te chiaro. Prendi questo? Sì, però non parlare subito. Allora, dopo conta fino a 10, poi saluti. Ciao ragazzi, e poi a parole tue. Vai, 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 sciolto. Oddio, ma. Oddio. Lo sapevo io, non dovevo parlare. Non dovevo parlare. Ciao ragazzi. Non lo so, non so cosa devo dire, però. Vabbè, dai, cominciamo. Ciao ragazzi. Bravo, bravo, bravo. No, bravo. Tutti i nostri, eh? Sì, ma è sciorto, devi essere sciorto, così. Te devi muovere. Capito come? Brutti rospi! Maledette viperacci! Maledette viperacci! Accidenti a voi! Accidenti a voi! Poi cercalo! Mi riferisco al grillo quando faceva ridere. Così, però un po' più su perché così è equivoco. Così. Poi devi saper usare la lingua. Sei sposato? Non ancora. Però, fidanzato, diciamo. Accompagnato. Beh, saprai usare la lingua. Devi dire delle cose, no? Alla grillo. Se vergogna, che succede? Diventa tutta rossa. Era gialla prima di. Era rossa, va bene, mi fa piacere. Allora, guarda a me, non guarda a lei, se no poi ti distrae. Ragazzi! Oh, con questo più vicino però. Oh, ragazzi, qui bisogna farla finita! Questa mi rompe le palle! Mi massacra tutto il giorno! Oh. Okay, ho detto 30 anni di televisione, quindi non so se è un premio o una punizione, che tu lo dovresti vedere. Mentre a loro, io come premio di consolazione, oltre a stretta di mano, anche lascio queste cartoline. L'unica raccomandazione, ragazzi, è che sono plastificate. No, dico, tante volte ci voleste andare in bagno. Grazie, grazie. A tempo. Fratelli. Sorelle. Cognati, preghiamo per il popolo cristiano, preghiamo per il popolo italiano, preghiamo per diventare tutti più buoni. Preghiamo e salutiamo Gabriele Marconi! A Livella. Ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno ha da fare questa creanza, ognuno ha da tenere questo pensiero. Ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste messa ricorrenza anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loculo marmoreo si vincenza. Stanno mi è capitata un'avventura, dopo di aver compiuto il triste omaggio, Maronna se ci pensa che paura, ma poco c'è non amo coraggio, fatta questa è stato ma sentire. Si avvicinava l'ora di chiusura, io dopo stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimento eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. O stemma che la corona ingoppa tutto, sotto una croce fatta di lampadine, tre mazze rose, una lista a lutto, cannella, cannalotta e sei mine. Proprio azzeccata la tomba questo signore, c'è Stefano da tomba piccerella abbandonata, senza manco un fiore. Per segno solamente una crocella, e in coppa la croce appena si leggeva, Esposito Gennaro nel turbino. Guardannala che pena mi faceva, sto morto. Senza manca non umido, questa vita anche a me pensavo, chi ha avuto tanto e chi non ha niente. Ma sto povero Maronna si aspettava che pure al lato mondo era pezzetto. Mentre fantasticava questo pensiero, si era già fatto quasi mezzanotte, e le pareti chiuse, prigioniere, morte, paura, innanzi a cannalotto. Tutto un tratto, che vega lontano, due ombre avvicinarsi a parte mia, pensai, sto fatta a me mi pare strano, stonco, scettato, dormo e fantasia.
Guarda che fantasia, era un marchese che la tuba, caramella e come strano. Chi l'ha depressa isse, bruttarnese tutta fatente e con la scopa in mano. E chi le certamente è Don Gennaro, morto poverino, lo scopatore. Io dentro questo fatto non ci vedo chiaro. Sono morto e se ne tirano a quest'ora. Boh, potevo restare a me quasi come palma, quando marchese si fermai e botto, savoto e tomo tomo, calmo calmo, dicete a Don Gennaro. Giovanotto, da voi vorrei sapervi le carogne con quale ardire e come avete osato di farvi seppellire per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta, ma sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa d'uomo quindi che cerchiando posso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia, io non avessi fatto questo torto. Mia moglie è stata a fare questa fesseria, io che potevo fare? Io ero morto, se fosse viva, mi farei contento. Pigliassi la cacciolella con quattosso e proprio voi, da sto momento, me ne trasessi in chilata fosse. E cosa aspetti, o turpe mal creato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se non fossi stato un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. Fammore, piglia sta violenza, verità! Ah, ma che? Mi sono scucciato e ti sentì. E si perde la pazienza. Mi scorto che sono morto e sono ammazzato. Ma chi ti crede di essere? Un Dio! Caldin dovevo capire che si uguale, morte sei tu. E morto su pure io, ognuno come nato a tale quale. Iuri da porco! Come ti permetti paragonarti a me che i natali, illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principi e reali. Ma tu quale Natale Pasqua e Epifania? Ma tu mettere in capo in da cervella che stai malato ancora di fantasia. La morte, saprei, è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo, trasendo su cancella fatto punto, che ha perso tutto, a vita, eppure un uomo, tu non ti hai fatto ancora questo conto, perciò stammi a sentire, non favresti, perciò portami vicino, che ti importa? Sti pagliacciati che fanno solo i vive, noi siamo certi, appartenimmo alla morte. Grazie, grazie, grazie veramente. Grazie per me. Non tanto per l'applauso che mi fa piacere, ma per l'attenzione, il silenzio con cui avete seguito questa poesia. Non mi fai dire. Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa con silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. E aspetto qui, vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita.